Nell'intanto dell'attesa di qualche eventuale giuoco di cui ho il possedimento ma non riesco a combinare nulla, e ad oggi conto ben 11 giuochini di poca rilevanza, ma che per me ne hanno assai molta, siccome bisogna dare testimonianza di ogni cosa al di là della sua potenza e del suo vigore, in senso ovviamente non letterale, però potete percepire sempre comunque le metafore. Volevo non introdurre, ma spiegare questo fenomeno che è stato all'arte di fare la differenza, perché purtroppo per motivi logistico-strutturali o organizzativi, non si sa, non è stato possibile durante l'inaugurazione fare diciamo una presentazione, una spiegazione di quello che doveva essere la mostra. In realtà si poteva fare attraverso anche l'ottimo catalogo che ci hanno stampato, di cui possiamo vedere delle ottime immagini che ci ritraggono in alcune condizioni, no? Questi sono i primi formati disegni. Allora, non è stato possibile fare questa cosa e quindi le persone quando entravano intanto vedevano un'opera però suddivisa in due parti, e forse non si capiva la relazione tra queste due parti e probabilmente non si capiva il senso, anche se ovviamente si poteva percepire, della performance, e le persone andavano via un po' titubanti. Beh, appena entrati c'era questo sul soffitto, su un vetro rialzato, questa immagine dei giornali d'epoca, che appunto dei giornali originali degli anni 70, che riportavano delle immagini che poi hanno fatto lo scandalo. Da una parte c'era ovviamente tutta la sezione delle diapositive, alcune avevano delle cornici con un congegno retroilluminante a pressione, altri erano dei proiettori di diapositive a scorrimento, a loop continua, purtroppo anche qua per motivi proprio di risorse siamo stati costretti ad avere un proiettore solo, per cui molte sono state scartate e tutta la mia parte poi si è ridotta ad un paio di visorini, e questi visorini dovevano proiettare due diapositive che in realtà volevano avere una differenziazione ontologica significante o significativa, entrambe le cose, ovvero da una parte avere un luogo di chiusura, un luogo di contenimento, e dall'altra avere una natura incontaminata, una pineta creata dall'uomo, quindi ordinata dall'uomo, ma una natura incontaminata che era un fiume che scorreva su un letto dove ovviamente nella preistoria era una colata lavica. Queste diapositive sono state scattate nel mondo che ci circonda sulla base di alcune argomentazioni, alcuni temi che potevano essere le manifestazioni della natura oppure le creazioni dell'uomo, elementi architettonici, natura, quello che è. E a seconda di questo tema, per ognuno di noi due, dovevamo identificare ciò che per noi era normale o anormale, e quindi ripresentarsi su una condizione di differenziazione ontologica, visivamente, su quello noi che percepiamo di questi argomenti, volendo poi dimostrare alla fine che non esiste un concetto assoluto di normalità o anormalità, ma che semplicemente queste due cose sono il manifestarsi della nostra soggettività. Però la nostra soggettività è immersa nella collettività, quindi è la società ad imporci dei parametri di anormalità o normalità, e a volte non è non è la società, ma possono essere dei personaggi di rilevanza, personaggi che in quel momento preciso, storico, hanno determinato anche un'intera popolazione. Prendete per esempio un Hitler, che potete dire qualunque cosa, però ha colpito nel cuore del popolo e ha suscitato delle emozioni e un'altra serie di cose.
Nel nostro caso era appunto, riguardava il Lombroso, di cui si è partito dalla tavola del Brock, che era proprio questo strumento che serviva per misurare i crani, i crani però ovviamente di persone morte. Come sapete benissimo, Cesare Lombroso era un antropologo criminale che al suo tempo aveva un forte impatto, le sue teorie erano considerate vere e scientifiche, il suo parere di forte rilevanza, cose tipo il razzismo antropologico cresceva da lui, le persone, non so, africane con un certo colore che rassomigliavano ad un gorilla, ad una scimmia, per cui erano viste più vicine agli animali, quindi più incline alla violenza, più incline alla criminalità. E tutta una serie di altre cose scientifiche, fra cui la misurazione dei crani, che ovviamente oggi risulta assolutamente al di fuori di qualsiasi scienza e quindi di nessuna valenza, però in realtà un tempo attraverso una misurazione di Lombroso si potevano identificare delle realtà di ognuno di noi, quindi etichettare le persone a seconda di questa misura, normale o anormale, e nel peggiore dei casi anche poter essere infilati dentro questi postacci. Il video nasce proprio da questa cosa qua. Ogni gruppo ha dovuto identificare un segno, un simbolo che contraddistinguesse proprio la unità sia dell'opera sia degli elementi che hanno costituito il gruppo. E noi abbiamo identificato il nostro simbolo manicomio di Grugliasco, dove c'erano ovviamente questi padiglioni, e c'era questo tema ricorrente su molti di questi padiglioni, che per l'architetto allora doveva sembrare semplicemente un elemento decorativo, ma che per noi è risultato subito come il simbolo del contenimento. E in seguito abbiamo fatto delle elaborazioni grafiche e questo simbolo si è trasformato in una cosa colorata in cui i colori e anche le sfumature hanno ricevuto un significato ben rilevante. Quindi, come si può vedere dall'intro, questo simbolo è colorato al centro di bianco, e questo bianco rappresenta gli oppressi, rappresenta le persone che non hanno colore, che persone che erano considerate meno di nulla, e tutto intorno c'è questo rosso che è l'oppressione, l'oppressore che stringe la morsa intorno al bianco, mentre tutto intorno è nero, il nero che è l'esterno rispetto al bianco, ovvero l'inconsapevolezza dell'essere, il buio, eventualmente anche la paura. E ripercorrendo varie tappe di una presunta persona, così come poteva effettivamente accadere che nasceva, entrava a far parte di un manicomio sin dall'infanzia, e la sua residenza in questi posti si perpetuava per tutta la sua esistenza. E poi alla fine c'è questa fuga, si vede la fuga, si vede una persona che esce da questo luogo, da questo tunnel oscuro, ma quella come... può sembrare una fuga da Alcatraz, ma quella fuga lì non è semplicemente l'uscire da una situazione di contenimento. Quella è la metafora di un cambio ideologico che è avvenuto a un certo punto della storia e che ha permesso a queste persone di poter venire fuori da questa situazione di contenimento. Quando mi hanno chiesto nel nostro simbolo dove si posizionavano gli artisti, la nostra posizione era quella esterna, che potesse illuminare il simbolo, di affievolire il rosso, di espandere il bianco e quindi di far vedere cosa sta dietro il nero. E dietro il nero c'è tutta una serie di elementi naturali che rispecchiano perfettamente la condizione dell'ordine. Quindi questo è il senso globale che noi abbiamo dato all'opera. Il senso ovviamente della performance, ma anche l'unione e la significanza unita sia della parte di diapositiva sia della parte di video. Questo è quanto. Si può andare nel mondo e vedere
sempre queste cose. Ovviamente non è come qualsiasi altro video, qua è un qualcosa di molto più elaborato, qua sono state coinvolte la città, tantissime organizzazioni, quindi è stato bello spesso e molto più significante di qualsiasi cosa abbia mai fatto prima. Comunque saluti e ci rivediamo con qualche giuoco. Sembra il terzo grado. Esatto, per essere sicuro. Cranio 95. Cosa 95? 95 è il mio numero. 95esimo. Gira. E signori? Siamo anche tu. Fai parte della nostra. E vai, la paura. Sei dormito. No, dai, un goccio. Ah, ok. Salite. Bravi.